Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono particolarmente emozionato perché ritorna il format delle top 10. Considerate che la mia prima top 10 su questo canale risale al 2014, quindi 10 anni fa. E vi farò una mia personalissima classifica sui 10 selfie più eccezionali di sempre dei calciatori. Lasciate un like a questo video se volete che io continui con questo format e soprattutto suggeritemi altre top 10 da portare. L'idea di questa top 10 nasce dalla telenovela Zirze e Milan, un amore mai sbocciato, mai concretizzato e non è né il primo né l'ultimo della storia del Milan. L'elenco dei calciatori che sono stati corteggiati dal Milan per settimane, mesi e alle volte addirittura anni, che poi non hanno mai indossato la maglia rossonera, è veramente lungo. Ho fatto una selezione di 10 casi secondo me più significativi, più eclatanti, ma non è stato facile tenere fuori gente come Isco, Falcao, James Rodriguez e compagnia bella. Direi che è tutto pronto. Lasciate un like, si parte. Al decimo posto troviamo Axel Witsel, centrocampista belga noto per la sua versatilità, qualità e grande senso della posizione. Dal 2013 in poi si mise sempre più in mostra con la maglia dello Zenit San Pietroburgo, affermandosi come uno dei centrocampisti più promettenti in circolazione. Nell'estate del 2015 il Milan aveva bisogno di aumentare la qualità del proprio centrocampo e individuò in Witsel l'obiettivo principale. Adriano Galliani avviò una lunga ed estenuante trattativa sia con lo Zenit che con l'entourage del calciatore, che in realtà si era dimostrato anche propenso a venire al Milan, ma le richieste dello Zenit erano veramente troppo alte. Si parla di circa 35 milioni di euro, mentre il Milan proponeva un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Dopo un tira e molla infinito, Witsel decise di rimanere allo Zenit per un'altra stagione prima di trasferirsi al Tianjin Quanshan in Cina nel 2017. Sapete che a distanza di anni non ho mai capito se ha scelto la Cina per il progetto o banalmente perché gli davano giusto 18 milioni di euro a stagione? Voi che dite? Fatemelo sapere nei commenti. Al nono posto c'è lui, proprio lui, Andrea Belotti. L'ex attaccante del Torino, peraltro milanista, è stato corteggiato dal Milan in diverse sessioni di mercato, soprattutto durante la gestione di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. La trattativa tra Milan e Torino è stata molto più complicata del previsto perché Urbano Cairo, presidente del Toro, voleva 100 milioni di euro. Il Milan cercò di negoziare offrendo circa 55 milioni di euro più due contropartite, e che contropartite, Niang e Paletta, vabbè, senza mai però riuscire a trovare l'accordo. E fu così che Belotti rimase al Torino fino alla scadenza del suo contratto per poi trasferirsi alla Roma a parametro zero. E bravo Cairo. Alla posizione numero 8 troviamo una vecchia conoscenza, Renato Sanchez, che dopo essersi messo in mostra con la nazionale portoghese durante gli europei del 2016 venne acquistato a titolo definitivo dal Bayern Monaco per 40 milioni di euro, o forse anche qualcosina in più. Durante la sessione di mercato estiva del 2017 il Milan cercò di prenderlo, ma c'era il solito problema della distanza tra domanda e offerta. Il Milan lo voleva in prestito oneroso, addirittura 6-7 milioni di euro, con il chiaro intento poi di riscattarlo, mentre il Bayern Monaco voleva 40 milioni di euro subito. E fu così che nella trattativa si inserì il sottoscritto, e non sto scherzando. A fine luglio 2017 fu invitata a Monaco direttamente dall'Audi per assistere dal vivo all'Audi Cup. E chi c'era tra le squadre quell'anno? Il Bayern Monaco di Renato Sanchez. Intercettato nella mix zone, gli chiesi un selfie e dopo averlo ringraziato lo salutai con un "Come to Milan, please". E fu così che Renato Sanchez al Milan non arrivò mai. Bene. Per la settima posizione dobbiamo fare due passi indietro, estate 2015. Jackson Martinez, attaccante colombiano del Porto, divenne uno degli obiettivi principali del Milan. Con una reputazione da goleador incredibile in virtù dei suoi 92 gol in 136 partite negli ultimi tre anni, Jackson Martinez sembrava l'attaccante perfetto per il Milan. Dopo una trattativa, che ve lo dico a fare, estenuante, il Milan era comunque riuscito a trovare un accordo
d'accordo sia con il porto che con lo stesso calciatore. Vabbè, quindi che è successo? Si aspettava solo l'annuncio ufficiale, ma all'ultimo secondo Jackson Martinez fece un passo indietro scegliendo l'Atletico Madrid, attratto dalla prospettiva di giocare in Liga, ma soprattutto di giocare in Champions League. La sua avventura all'Atletico Madrid fu un flop totale, 22 partite e 3 gol. Godo. Ah, per la cronaca, dopo la carriera da calciatore, mi è diventato un cantante hip hop religioso. Ama il Señor con todo tu corazón. Alma mente y con toda tu fuerza. Al sesto posto troviamo Geoffrey Kondogbia. L'estate era sempre quella del 2015 e Kondogbia, che all'epoca giocava nel Monaco, era considerato uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo. Il Milan del compianto Sinisa Mihajlovic lo voleva assolutamente e Adriano Galliani volò sino a Monte Carlo per trattare direttamente con il calciatore e il suo manager. Sembrava tutto fatto, ma a un certo punto nella trattativa si inserì l'Inter di Mancini. Piero Ausilio e Marco Fassone, sì, proprio quel Fassone lì che all'epoca era un dirigente dell'Inter, offrirono condizioni economiche più favorevoli sia al Monaco che al calciatore, che alla fine scelse l'Inter. Con 31 milioni di euro più bonus, Kondogbia divenne, all'epoca dei fatti, il terzo acquisto più oneroso della storia dell'Inter dopo Hernan Crespo e Christian Vieri. La sua avventura nell'Inter però non fu particolarmente fortunata. Godo. Dopo 2 anni, con 56 presenze, 2 gol e tantissime panchine, impuntò i piedi per andarsene, non presentandosi neanche a tanti allenamenti. Entriamo adesso nella parte calda della top 10, ma prima di continuare, mi raccomando, se il video vi sta piacendo, lasciate un like. Al quinto posto c'è lui, Fabregas, un giocatore che ho amato alla follia. Il Milan ha sempre avuto un debole per lo spagnolo, tentando alle volte anche timidamente di chiedere delle informazioni, ma soprattutto quando era all'Arsenal e poi al Barcellona, il suo cartellino era praticamente inarrivabile. Quando Fabregas si trasferì al Chelsea, qualcosina cambiò, sembrava più fattibile quell'operazione lì. Soprattutto nel 2018 il Milan fu vicinissimo ad ingaggiarlo, ma saltò tutto perché il Chelsea voleva un indennizzo, mentre Leonardo e Paolo Maldini lo volevano prendere a parametro zero, senza considerare le richieste di ingaggio del giocatore, che erano alte. Troppo alte per il Milan, che in quegli anni doveva stare attento al fair play finanziario. Al quarto posto troviamo Correa. No, non Joaquin, ma Angel. Attaccante versatile dell'Atletico Madrid che fu a lungo corteggiato dal Milan. Alcuni contatti con il calciatore si erano già avuti negli anni precedenti, ma fu l'estate del 2019 quella che sembrava essere decisiva. Ho detto sembrava, anche perché la differenza tra domanda e offerta, come sempre, era abissale. L'Atletico Madrid voleva 40 milioni di euro, il Milan proponeva un prestito. Anche in questo caso l'ombra del fair play finanziario giocò un ruolo decisivo, perché il Milan, prima di acquistare, doveva necessariamente vendere. Boban e Maldini puntavano molto sulla cessione di André Silva al Monaco, che avrebbe garantito un bel tesoretto da reinvestire su Correa. Il trasferimento di André Silva al Monaco non avvenne mai e di conseguenza saltò anche il passaggio di Correa al Milan. Per la cronaca, a fine mercato il Milan ripiegò su Ante Rebic. Ah, e piccola curiosità, all'epoca l'allenatore del Milan era Giampaolo. Pensate voi cosa ci siamo persi. Correa allenato dal maestro. Metaverso. Siamo nel gradino più basso del podio, dove troviamo Pablo Enrique Cargas de Lima, detto semplicemente Ganso. All'epoca giocava per il Santos accanto a Neymar. Tra il 2010 e il 2011 Ganso praticamente era cercato da tutte le squadre, Milan compreso, che lo vedevano come il degno erede di Riccardo Kakà. Il Santos era consapevole di avere in squadra un giocatore fortissimo, molto ambito, molto desiderato, e quindi l'asta di partenza partiva da 30 milioni di
euro. Al di là dell'aspetto economico, c'era anche da considerare la tenuta fisica del calciatore, che spesso e volentieri si faceva male al ginocchio. Per questa combo di motivi, il Milan, pur essendo molto attratto da Ganso, decise di mollare la presa. Ganso alla fine rimase in Brasile e nel 2012 si trasferì al San Paolo, dove peraltro per mezzo anno giocò addirittura con Kakà, che nel frattempo aveva lasciato il Milan. Al secondo posto c'è Luis Fabiano. Era l'estate del 2009 quando Silvio Berlusconi disse: il Milan tornerà vincente e lo farà molto presto. E per tornare vincenti serviva un grande attaccante, e gli indiziati in quella sessione di mercato erano due: Luis Fabiano e Klaas Jan Huntelaar. Il centravanti verde oro era il preferito in assoluto di Silvio Berlusconi, ma il condor Adriano Galliani, pur provandoci e riprovandoci, non riuscì mai ad abbassare le altissime pretese del Siviglia. Il Milan decise quindi di virare su Klaas Jan Huntelaar, che fece anche una discreta stagione, ma dopo neanche 12 mesi era già con le valigie in mano direzione Schalke 04. Con i soldi della sua cessione, Adriano Galliani tornò all'arrembaggio su Luis Fabiano, ma il Siviglia non ne voleva più sapere, quindi Galliani, stizzito, mollò la presa e ripiegò, per modo di dire, su Zlatan Ibrahimovic. E fu così che il Milan, l'anno successivo, vinse lo scudetto. E prima di annunciare il primo posto di questa mia top 10, mi raccomando, fate due cose: suggeritemi un'altra top 10 e lasciate un like. Ebbene sì, signori, al primo posto di questa top 10 troviamo Carlos Tevez. Quel furbacchione di Adriano Galliani, sapendo che c'era un po' di attrito tra Tevez e la sua squadra di appartenenza all'epoca, a dire il Manchester City, provò a portarlo a Milano. Il piano era molto semplice: vendere Alexandre Pato, forte ma fragile, al PSG e prendere Tevez per formare una coppia clamorosa insieme a Zlatan Ibrahimovic. La trattativa raggiunse un momento culminante quando Galliani, Tevez e il suo procuratore Kia, esatto, proprio lui, l'attuale manager di Zirkzee, furono fotografati insieme in un ristorante a Rio de Janeiro. Che ve lo dico a fare, l'immagine fece il giro dei media e alimentò tantissimo le speranze dei tifosi rossoneri. Peccato però che il Manchester City impose delle commissioni ulteriori che fecero poi saltare tutta la trattativa. O meglio, questa è la versione che hanno cercato di far passare. Pare però che la storia sia leggermente diversa. Tutto saltò a causa di una chiamata direttamente fatta da Adriano Galliani da Silvio Berlusconi, che, implorato dalla figlia Barbara, all'epoca innamorata persa del papero, bloccò la trattativa per salvaguardare l'amore della figlia. Pato rimase quindi al Milan con scarsi risultati, Tevez rimase ancora al City sino al 2013, quando poi approdò alla Juventus. Il suo impatto col calcio italiano fu devastante, con 50 gol in 96 partite. In due anni di Juventus vinse da assoluto protagonista due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, sfiorando addirittura la vittoria della Champions League, in realtà persa in finale contro il Barcellona. Bene ragazzi, questa mia top 10 finisce qui. Se avete apprezzato questo mio lavoro incredibile, ci ho messo giorni e giorni per reperire tutte queste informazioni, lasciate un like e suggeritemi altre eventuali top 10. Per adesso è tutto e alla prossima, ciao.